Ciao a tutti, risolviamo questo esercizio sul fascio dirette presentante quattro domande. Domanda A: nel fascio dirette di equazione 2x più 5y più k uguale 0, individuo le rette RS con k di R minore di k di S che passano per i punti dell'asse y, le cui ordinate sono soluzioni dell'equazione t al quadrato meno 2t meno 8 uguale 0. Domanda B: determina i punti di intersezione A e B della retta 8x più 5y più 10 uguale 0 con le rette R e S. Domanda C: determina nel quarto quadrante il punto C appartenente alla retta S, tale che il segmento BC abbia lunghezza radice quadrata di 29. E domanda D: individua il quarto vertice D del parallelogramma ABCD e calcola il perimetro e area. Dunque, anche questo è un problema, il penultimo problema della pagina sui fasci dirette. Cominciamo a individuare subito il fatto che, a capire subito che trattasi di un fascio questa volta improprio, 2x più 5y più k uguale 0. Ci dico individuare le rette RS, questa è la prima domanda. Ci interessano le rette RS, perché poi verranno utilizzate anche nella domanda B, che passano per i punti dell'asse Y. I punti dell'asse Y hanno chiaramente ascissa di sicuro nulla, le cui ordinate sono soluzioni dell'equazione, ci dicono t al quadrato meno 2t meno 8 uguale 0. Allora direi di scomporre questo trinomio di secondo grado a sinistra, applicando la solita regola, visto che meno 4 più 2 fa meno 2 e meno 4 per più 2 avevo meno 8, questo lo scriverei come t meno 4 per più, t più 2. Per la legge del momento del prodotto vedete che t è sicuramente pari a meno 2, oppure t è uguale a 4. Ci dicono che le loro ordinate sono soluzioni, quindi abbiamo che un'ordinata è meno 2, l'altra è 4. Vedete che in effetti k di r è minore di k di s, quindi attenzione che se i punti stanno sull'asse y, l'ordinata è chiaramente l'ascissa è chiaramente 0. Quindi abbiamo che 5 per meno 2 più k uguale 0, nell'altro caso 5 per 4 più k deve essere 0, dove ho messo al posto della y in un caso meno 2, nell'altro caso 4. K vedete uguale a 10. Nell'altro caso k uguale meno 20. Ovviamente seguendo le indicazioni del testo, visto che meno 20 è sicuramente più piccolo di 10, k di r sarà quello relativo a meno 20. Quindi possiamo scrivere che r, equazione 2x più 5y meno 20 uguale 0, avendo messo al posto di k il valore meno 20, mentre s, che nell'altro è s, sarà 2x, e ovviamente la parallela, più 5y più 10 uguale a 0. Domanda A, ce la siamo già fatta. Domanda B, beh, è molto semplice, ci chiedono i punti di intersezione B delle rette RS con quest'altra retta, quindi dobbiamo risolvere un sistema. Direi che anche la B è molto semplice. Allora andiamo a mettere a sistema: prima 2x più 5y meno 20, magari scriviamo bene se è possibile, 2x più 5y meno 20 uguale 0 con, abbiamo detto, vediamo che retta è, 8x più 5y più 10 uguale 0, numeraci. Dunque, direi di trovarmi da entrambe, dalla prima mi ricavo 5y, 5y è un 20 meno 2x, quindi otteniamo che 8x più 20 meno 2x, che è appunto 5y, più 10 uguale 0. Utilizzo questa furbata: 8x meno 2x è un 6x, 20 più 10 è 30, che dall'altra parte diventa meno 30, meno 30 sesti è x, quindi x è meno 5, ma se x è meno 5, 20 meno 10 è 10, 10 quinti è 2, y è 2, no, dunque un attimo, dunque, x è sicuramente, ripeto, ho messo qui, sì, 8x meno 2x è 6x, 20 più 10 è 30, dall'altra parte viene meno 30, meno 30 sesti è un meno 5, quindi x è meno 5, y, vediamo cosa viene, sì, ho fatto male però perché è un 20 meno 10 che è un 20
meno 10, meno 2 per 5 è un 20 meno 2 per 5, un 20 meno 10 che fa 10, ma 10 quinti è un 2. Effettivamente dovrebbe venire un meno 5, i punti intersezione A e B. In realtà a questo punto 2x più 5y meno 20 con 8x più 5y più 10 uguale 0 dovrebbe essere, ripeto, un meno 5, meno 5, 2, no? Sarebbe un 5y uguale 20 e ho sbagliato qua. 30 quinti è un 6, meno 5, 6. Ho detto una vaccata. Mi stavo caldamente incartando. Vediamo l'altro punto B. Devo intersecare sempre 8x più 5y più 10 uguale 0 per fare le cose veloci. Non fatelo mai, non lo faccio io. Mi incasino con i calcoli. 8x più 5y più 10 uguale 0, la interseco invece con l'altra, con 2x più 5y più 10 uguale 0. Anche qui conviene ricavarsi. Dunque, qui conviene fare una bella sottrazione. Quindi moltiplico questa, se faccio così, moltiplico questa per meno 1. 8x meno 2x è 6x, vedete che viene che 6x è uguale a 0, perché meno 5y più 5y è 0, meno 10 più 10 è 0, ma se x è 0, y è pari a meno 10 quinti, meno 2, 0 meno 2 sono le coordinate del punto B. Abbiamo ottenuto facilmente. Bene, domanda C, attenzione, domanda C, sì, ci chiedono determina, attenzione, nel quarto quadrante. Il punto C appartenente alla retta S, no? La retta S me la scrivo in forma esplicita ed è un y uguale meno 2 quinti x meno 2, no? 10 quinti. Ci dicono che questo punto C appartiene alla retta S, è tale che il segmento BC sia di lunghezza pari a radice di 29. Allora, io applicherei come al solito, come spesso ho fatto, il metodo del punto mobile. Dunque, se il punto C appartiene a questa retta, C avrà coordinate generiche x è meno 2 quinti x meno 2. Io le coordinate di B le conosco, basta fare la distanza fra B e C e porla pari a radice di 29 e ho finito. Vediamo chi è BC. BC, che è radice di 29, è la radice uguale a D. Allora, ascissa di C meno ascissa di b è x meno 0 al quadrato, quindi x meno 0 al quadrato, facciamo tutti i passaggi, più ordinata di c meno ordinata di b. Meno 2 quinti x, meno 2, meno 2 più 2, tutto al quadrato. Ovvero viene una radice di 29, questa è un 9, però si capisca, che andiamo a eguagliare a radice di x meno 0 fa x, al quadrato fa x quadro. 2 meno 2 se ne vanno, meno 2 quinti x al quadrato è un 4 venticinquesimi di x quadro. Ovvero viene che radice quadrata di 29 è pari alla radice quadrata di, se faccio un minimo 1 e multiplo qua, viene un 29x quadro al numeratore diviso 25. Questo lo posso scrivere come radice di 29 uguale a radice di 29 per radice di x quadro diviso radice di 25, giusto? Allora, intanto divido entrambi i membri per radice di 29, con un numero positivo, quindi se ne vanno radice di 29 da una parte e radice di 29 dall'altra. Radice di x quadro è modulo di x. Modulo di x è fratto 5 è uguale a 1, ovvero x uguale più o meno 5, che verrebbe moltiplicando per 5, modulo di x uguale 5, x uguale più o meno 5. Lo vado a mettere lì. Ottengo, attenzione, due punti C, però mi dicono che il punto C sta nel quarto quadrante. Quindi, se x è uguale a meno 5, verrebbe un punto C di questo tipo. Verrebbe uno meno 5 di ascissa, e per adesso ci siamo. Meno 5 su meno 5 è 1, verrebbe un meno 5, 0, che però è un punto che starebbe nel secondo quadrante, nel semiasse negativo per le varietà delle ascisse. Quindi dovremmo prendere il punto 5. Quindi nel quarto quadrante, peraltro era chiaro perché nel quarto quadrante l'ascissa non può essere negativa, C avrà coordinate, lo scrivo qua, sicuramente ascissa 5 positiva e viene 1, meno 2, meno 2 con meno 4. 5 meno 4 devono essere, in effetti sono, le coordinate del punto C. E abbiamo
abbiamo risposto anche facilmente alla terza domanda. Ultima domanda, domanda D, ci dicono di individuare il quarto vertice del parallelogramma ABCD e calcolare prima di entrare. Il solito discorso, deve risultare, no? Mentre stanno suonando a più non posso qua. Dunque, andiamo a accennarci un attimo a questa figura, così concludiamo questo esercizio che ci ha veramente rotto, scherzando, ci ha un po' stressato. Insomma. Se qualcuno, qualche docente all'ascolto, mi starà. Come ti permette? Come ti permette? Dunque, A è meno 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vedete un punto che sta qua. 0 meno 2 è un punto che sta nel segnale negativo delle ordinate, quindi sta qua. C è 5 meno 4, quindi da un C, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, un punto che sta qua. E ci manca D. Allora, AB. Questo è un C. Diciamo che ipotizziamo che sia una cosa del genere. Cosa voglio dire? Voglio dire che posso applicare una proprietà secondo cui le diagonali di un parallelogramma si incontrano nel loro punto medio. Se questa è A, questa è B, questa è C, questo è il mio ipotetico D, speriamo che sia qui, basta fare una bozza, non c'è bisogno. Ovviamente io già posso dire chi è la misura della diagonale AC, quindi posso dire chi è il punto medio di AC. M di AC, che è il segmento formante la diagonale di questo parallelogramma BCD, sarà ascissa di A più ascissa di C, che è 0, dice 2, 0, punto e virgola, ordinata di A più ordinata di C, 6 meno 4, 2, dice 2, 1, 0, 1 è il punto medio del segmento AC, ma 0, 1 è anche il punto medio del segmento BD, quindi ottengo che l'ascissa del punto medio del segmento BD, che è 0, è sicuramente pari a x di b, che è 0, più x di d, tutto diviso 2, l'ordinata 1 del punto medio del segmento bd e anche del segmento c, è uguale all'ascissa del segmento b, è uguale all'ordinata del segmento b, ovvero meno 2, più l'ordinata del segmento d, tutto diviso 2. A questo punto, guardate, moltiplico per 2 sia i due membri della prima equazione che i due membri della seconda equazione, ottenendo 2 per 0 fa 0, vedete che x con d è sicuramente pari a 0, quindi x con d è 0. Qui ottengo che x con d è uguale a 4, y con d è uguale a 4, 2 più 2. 0, 4 sono le coordinate del quarto vertice di che ho ottenuto, come tante altre volte ho ottenuto, applicando quella proprietà secondo cui le diagonali di un parallelogramma si tagliano scambievolmente a metà. E a questo punto mi vado a. Avevo ipotizzato bene che eravamo qui. Ecco il mio fantastico parallelogramma. Che supponiamo sia questo, area e perimetro. Allora, cominciamo. Mettiamoci di buona pazienza. Io intanto mi troverei le misure di A, andrei con AB. AB è la radice quadrata di, serve il perimetro, quindi mi servono le misure dei quattro lati, che però, essendo un parallelogramma, me ne bastano due. Mi basta AB e poi AD. Cominciamo con AB. Ascissa di A più ascissa di B è meno 5 meno 0 che meno 5 al quadrato fa 25, 6 meno meno 2 è un 8 al quadrato fa un 64, viene questo numeraccio bruttissimo, veramente radice di 89. Poi mi trovo anche la base, mi trovo l'altra misura che è BC, che poi non è altro che AD, BC 0 meno 5 è un meno 5 che al quadrato fa 25 di nuovo. Più un 4, perché sarebbe meno 2, meno meno 4, un 4, meno 2, 2, fa 4, fa 4. Quindi questa radice di 29. Siccome vengono radice 89 e radice 29 le due dimensioni, ottengo che il perimetro, già possiamo scrivere questo parallelogramma, è 2π, sarà un 2 volte che moltiplica radice di 29 più radice quadrata di 89, chiaramente. Perimetro l'abbiamo fatto in poco tempo. L'area, manca l'altezza. Supponendo che ad esempio l'altezza relativa, supponiamo la base BC per esempio, la radice di 29, mi serve intanto, come al solito mi serve, devo applicare la formula della distanza positiva,
punto retta, perché l'area di un parallelogramma è base per altezza, mi serve l'altezza. Distanza, ad esempio, di D da BC. Dunque, D ce l'ho, è 0,4. Ho BC come misura, non ho BC come retta, dunque BC lo scrivo qua, è radice, lo riscrivo, radice quadra di 29. No? Vediamo un attimo chi è la distanza punto retta. Mi serve l'equazione della retta BC. Retta BC, la retta che passa per due punti, no? Sarà y più 2, y meno 2, fratto meno 2, ovvero meno 4 più 2, coordinata di C meno ordinata di B, uguale x meno 0 che x fratto 5, ovvero mi viene una retta di questo tipo. Incrociando mi viene un 5y più 10, 5 per y più 2 è uguale a meno 2x. Cioè la retta BC, la scrivo qua, portando meno 2x a sinistra, è 2x più 5y più 10 uguale 0. Dunque, devo fare la distanza di D, per trovare l'altezza di H, chiamo così, di H è la distanza di D del punto D dalla retta BC, che è questa qua. A con 0 più BY con 0 più C in modulo fratto radice di A quadro più B quadro. Dunque il denominatore è radice di 29, che viene radice di 4 più radice di 20 più viene radice di 4 più 25, 29. A è un 2 per l'ascissa di D che è 0, 5 per 4 fa 20 più 10. Modulo di 30, 20 più 10 è 30, 30 su radice di 29. E allora guardate, l'area, lo scrivo là, sarà radice di 29, base, per altezza, 30 su radice di 29. Radice di 29, radice di 29 se ne vanno, l'area di quel parallelogramma ABCD, di vertice ABCD, è 30, come effettivamente deve venire. Problemi che stiamo sorgendo, abbiamo fatto anche questo. Alla prossima!